Si parte? Oggi? Oggi andiamo a Punta Percia. Breccia. Percia. Percia. Punta Percia. Tu sei già stato alla Punta Percia, no, sicuro? No, no, no. Dieci? Giusto? Sì. Dieci. No, passiamo. Oggi col Entrelor e becca Percia. Sì, sì, wow. Bello, Bentornati amici, venerdì 12 agosto 2022, siamo in Valle d'Aosta e stiamo facendo una bellissima escursione, Valle di Rem Notre Dame, abbiamo lasciato la macchina a Bruil e siamo saliti col sentiero numero 10 fino a Entrelor. Oggi la nostra meta è la Punta Percia, una panoramica vetta di oltre 3000 metri di questa zona strepitosa, dove ci sono molte altre cime che sicuramente verremo a vedere. Questa qui è la Gran Russe, 3600 metri, e di qui abbiamo la Punta Percia, questa è la Sud e questa è la Nord. Allora, gran gruppo oggi. Rudy Zerbio, ciao. Alex Cornobianco, ciao ragazzi. Nando Ragno. E Mimmo il Toscano. Mimmo, ciao, ciao. Senza bombole, senza bombole anche oggi. Grande gruppo, andiamo, proseguiamo da questa parte seguendo il sentiero, gireremo a sinistra e andremo a un colle. Ma che gallerie? Sono baite, credo. Secondo me queste gallerie sono, ti portano... credo, scusami, stalle. Eh sì, questo è il famoso buco nero del sistema solare, dell'agricola, pianeta Terra. Detto anche buco che... del... Oh, finalmente arriviamo al sole. È una bella rampa in ombra, abbastanza ripida, abbastanza ripida, non molla mai. E ora dovremmo aver trovato un punto più tranquillo, speriamo. Zerbio in arrivo. Bello oggi, giornata top, è un posto fighissimo. L'escursione delle nostre. Grande ritorno di Nando. Grande. Insomma, un ritorno. Bello. Anna mi hai menzionato, là c'è una crestina, Oggi mi rifaccio di un mese e mezzo circa di pausa. Se devo partire alle 7 da casa. Che banda. Allora, tre sono qua. Io sono qua. L'altro è in fuga. Eccolo là. Impossibile, impossibile fermare Domenico. Eccolo là. Qui siamo sul segnavia numero 2. La direzione è chiara. Dobbiamo aggiungere il collo di Entrelor e poi su a destra verso le cime. Siamo a metà strada. No, saremo anche oltre. Quindi ora dovremo trovare il passaggio per il colle, qua in mezzo da qualche parte. Ecco un raro esempio di stambecco scornato. Guardate, guardate il passo, guardate come arrampica. Sono animali allergici ai sentieri, molto solitari. Ah, ha visto un compagno e lo deve raggiungere. Qui sta iniziando la parte un pochino più impegnativa, stiamo avvicinando al colle. Non riusciamo a capire ancora
come sia possibile superare questo passo, perché ci troveremo improvvisamente la parete davanti, però evidentemente un punto d'attacco ci sarà, non dovrebbe neanche essere impossibile. C'era Gogni qua, è del punto. Ma no, poi ci chiamava. Molto poco consistente questo terreno, c'è proprio una terra grigia. Noi seguiamo la cosiddetta normale. Mimmo, che vuoi fare? La via normale. Oh. Mimmo è saggio. Mimmo è saggio. Qua fanno tutti un po' gli splendidi, ma forse conviene fare la strada semplice. Vai. Qua ragazzi comincia il divertimento. Adesso facciamo un attimo un cambio di set e ci divertiamo ad arrampicarci un pochino. Di lì è migliore. Finalmente siamo arrivati alla parte nota, alla montagna. No, sarò leggero. Come c'è anche verde, anche qua c'è un pezzo attrezzato facile, eh? Easy, niente di che, ma ci divertiamo. Eccoli là il gruppo, guarda che spettacolo. Guarda che valle che c'è qui. E quella è un'altra crestona. Ma secondo me non è di qua, eh. Secondo me non è di qua, è impossibile. Non vedo l'uscita. Quel buchino là? Ah, è là, guarda, c'è Nando là. C'è la luce. C'è Nando, è passato là in quella. Sì, c'è la luce. Guarda, lo vedi? Nando Ragno. Figo. Qui c'è il colle di Entrelor. 3002. Bello mettone. I laghi laggiù. Laghi. Questo è il colle perfettamente pianeggiante. Ti piaceva quella lata? Guarda la differenza. A gusto, sì. Qui è senz'altro più emozionante. Domenico, forte Domenico, eh. E di che abbiamo Rudy? Lo standecco. Ok. Eccoci sull'antecima. Ale Rudy. Wow, che montagne qui. Guarda. Guarda davanti a noi. Ok, adesso andiamo su alla prima cima, che è circa 50 metri, 50 metri da qua, non è molto, ma è un terreno un po' sfasciumoso, si sente un po' la fatica, però siamo veramente vicini questa volta. Stanno già studiando la prossima. Sono innamorati di questa montagna di fronte. Non si vedeva questa. Dai, la presenta però. Quella nera, dai, ciarpolo. Sì. Bravo. Grazie. Grampa. Presenta e ciarpolo, ragazzi. Bravi. Eccoci arrivati alla nord della Percia. Salita che non molla, eh. Non c'è difficoltà tecnica, ma richiede un po' di costanza,
tenacia. La vetta è poco significativa, ma è un punto panoramico pazzesco questo qui, pazzesco, a 360. Eccoci sulla Percia Nord. Percia Nord, Nanga Percia Nord. Anche qui davanti a noi c'è un povero ghiacciaio morente che scarica pietre. Situazione drammatica. Allora, copio un po' il nonno che saluto, grande Mr. Paul. Ti sei dato molto da fare per far vedere la situazione dei nostri poveri ghiacciai. Qui non siamo proprio su un ghiacciaio, ma ne abbiamo alcuni vicini in forte ritirata, quasi scomparsi, estremamente crepacciati. Resiste giusto qui davanti il grampa, ma dice già una discreta esposizione, dobbiamo raggiungere quello. L'esposizione qui è notevole, ma là in fondo fa impressione, eh? Là in fondo qui la natura ha fatto un gioco incredibile. Sì, da, da qua ragazzi c'è meno esposizione. Ecco, stiamo passando sulla pietra che sembra che cada da un momento all'altro, incredibile. Ok, Mimo com'è? Sì, dai, sembrava più pericoloso. È la burraiola. Eccoci che arriviamo. Ci risparmiamo un passaggio un pochino esposto che non aveva proprio senso fare. Senti, io avevo scelto un'opzione breve ma divertente. Eccoci in vetta, grandi ragazzi, festeggiamo. Devo fare le foto dopo. Fermati, non ci stiamo tutti, aspetta il tuo turno. Ok, siamo 10 minuti poi vieni tu. Nanga in vetta alla Percia Sud. Percia Sud, grandi, anche questa l'abbiamo conquistata. Magnifica, grandi, magnifica veramente. Occhio, Nanno! Guardavo. Tu vorresti ancora continuare. Tu vorresti andare di qua, vero? No, andare solo su. No, di qua non puoi. Dovevo andare su quello. Sì. No, anche no. No. Allora, dopo una bella pausa sulla punta sud, è ora di rientrare. Però rifacciamo, sì, sì, tutto a ritroso. Sì, assolutamente, alla grande. Vale la pena. Quest'ultima cresta è molto, molto sposta. Giù da lì. Ma la birra oggi la prenderemo. La vetta l'abbiamo conquistata e la birretta l'abbiamo meritata. Più che meritata. Vai. Cinci. Ce la siamo meritata come le altre volte, anzi questa volta anche qualcosina in più.